Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, come ogni giovedì, con trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo dai microfoni di Radio Gamma 5, che trasmette sempre su 94 FM, ricordate. Allora, di cosa parliamo oggi di Magia, Stregoneria e Paganesimo? Parliamo di due cose, importanti, due cose estremamente importanti. Prima di tutto parliamo di come è andata la conferenza che abbiamo tenuto al Carrosseria in via Camarcello a Mestre sabato 20 febbraio. Com'è andata quella conferenza? Allora, la conferenza è andata bene, nel senso che ci sono state circa poco meno di 60 persone, di cui tolte una decina circa che erano obbligate a partecipare, cioè nel senso che partecipano sempre, sono state una cinquantina di persone che hanno partecipato a quella che è stata quella conferenza. La conferenza ha avuto, dal mio punto di vista, un buon impatto, cioè è stata compresa in maniera estremamente positiva dalle persone. Dopodiché, naturalmente, è una conferenza che è stata tenuta in circa 2 ore e mezza. E 2 ore e mezza lasciano il tempo che trovano, nel senso che sì, mettono un seme nel terreno, mettono un seme a germinare, però i frutti si hanno sempre nel prosegue, si hanno sempre continuando nel lavoro. È un seme fra i tanti. Le persone che sono venute sono state tante, ma nello stesso tempo, rispetto alla quantità di lavoro che è stato fatto dal carrosseria, o meglio da chi ha fatto il. Da chi ha fisso manifesti, volantini, da chi si è dato da fare per sviluppare un minimo di organizzazione, poteva anche essere meglio. Poteva anche essere meglio, purtroppo ci sono state anche delle cose concomitanti, nel senso che ci sono state altre iniziative in giro per la città che probabilmente hanno influito. Comunque non è importante più di tanto, insomma. Le cose si fanno e si sviluppano, le cose si sedimentano. Dopodiché ci ricordiamo sempre che il nostro discorso non è un discorso per cui la gente può aderire a quello che noi facciamo, cioè convertirsi o assoggettarsi a quello che noi diciamo, ma è un discorso che va a costruire un modo di vedere le cose. E i discorsi che vanno a costruire il modo di vedere le cose, la morale, il modo di affrontare la vita, hanno sempre dei problemi, cioè nel senso che non si manifestano mai, scusate, non si manifestano mai in tutta la loro pienezza immediatamente, ma crescono molto lentamente. Crescono lentamente, come una fonte da cui sgorga l'acqua. E l'acqua si ingrossa, il fiume si ingrossa, il torrente si ingrossa mano a mano che continua il suo corso. All'inizio è sempre un piccolo torrente, è sempre un piccolo rivolo d'acqua. Nonostante questo, con una cinquantina di persone, 50 persone venute alla conferenza, è stata forse la più grossa conferenza che abbiamo tenuto finora, nel senso che sia per la quantità di partecipazione, sia per l'impegno messo nel partecipare alla conferenza, sia per il fatto che una quindicina di persone che avevano dato la loro adesione poi per motivi vari all'ultimo momento non sono venuti, cioè per tutta una serie di cose è stata la più grossa conferenza che abbiamo tenuto fino ad oggi e ha avuto un grosso impatto. Ha avuto un grosso impatto perché siamo andati anche a esporre qual è l'impatto che ha la religione pagana, cioè le divinità pagane, all'interno di una società cristiana. In questa conferenza c'è stato diciamo così, un solo contraddittorio, cioè un solo scontro con dei cattolici, boh, si sono professati integralisti, roba del genere, i quali, nonostante tutto quello che io ho detto, ci cioè ho parlato del loro macellaio, del loro assassino, del loro pazzo davanti al quale metto in ginocchio i bambini e di tutto quello che, cioè, tutto quello che mi avete sentito anche per questo microfono, né più né meno, l'unica contestazione che mi hanno dato era quella di aver sbagliato l'accento di chiamar Cerere o Cerere, di aver sbagliato l'accento secondo loro. E dopodiché di aver sbagliato un po' di congiuntivi qua e là. Allora, a me di sbagliare i congiuntivi e gli accenti non me ne frega niente. E come dice in una lettera l'amico Ferdinando che mi ha scritto, effettivamente,
è ridicolo. Cioè, se la cultura si riduce all'accento anziché alla percezione del mondo, anziché a costruire la vita, beh, abbiamo ben poca cultura, ma molto poca cultura. E l'amico Ferdinando ha capito esattamente che cos'è la divinità ridiculus e l'espressione di ridiculus in quell'istanza. Bene. Dopodiché la conferenza ha avuto un buon sviluppo, molto ha suscitato un estremo interesse per molte persone che stanno cominciando a studiare quello che noi diciamo, stanno cominciando a interessarsi, per cui chiaramente ci sono dei sviluppi futuri. Bene, ricordo sempre che io tengo conferenze dovunque è possibile tenerle, espongo il mio pensiero dovunque è possibile esporlo, non ho pregiudiziali per nessuno. Questa conferenza che è stata scritta la trasformerò in volantone, probabilmente la terrò anche qui per radio, la terrò anche in altri posti, insomma è una delle nostre conferenze e ritengo anche piuttosto importante. Detto questo di questa conferenza, vi ricordo invece l'appuntamento veramente importante, il prossimo appuntamento è a Vicenza in occasione della Fiera del Libro. In occasione della Fiera del Libro tengo una conferenza, un dibattito, una discussione sul libro Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Bene, questa conferenza verrà tenuta domenica 7 marzo, ripeto, domenica 7 marzo, presso la Fiera del Libro di Vicenza, padiglione D, alle ore 16, cioè domenica 7 marzo alle ore 16. Io sono presente in fiera, mi faccio tutta la fiera del libro con un piccolo padiglione, sempre nel padiglione D, cioè nel padiglione D ho un piccolo box, diciamo così, dove presento tutti i miei libri, dove presento praticamente la mia attività di riparatore di fotocopiatori e i miei libri, il mio pensiero, cioè a livello personale, insomma, presento i miei libri in fotocopia e in fotocopia presento anche i lavori, i vari dispensi, le varie riviste che fa l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Siamo in fiera dal 6 marzo al 14 marzo e presentiamo i materiali. Naturalmente siamo disponibili a parlare con chiunque si presenta, siamo disponibili a discutere. Naturalmente noi non veniamo meno alle nostre idee, al nostro pensiero, perché le nostre idee e il nostro pensiero è quello che ci sostiene, cioè è proprio perché noi pensiamo in quel modo, è proprio perché noi vediamo le cose in quel modo che ci dà la forza di continuare a sviluppare ancora quello che stiamo facendo. Il paganesimo si sta effettivamente sviluppando e si sta sviluppando il paganesimo nella forma che noi andiamo descrivendo. Ricordate che in giro ci sono molte persone che si spacciano per pagane, cioè affermano di essere pagane, e attenzione perché sotto sotto in realtà sono cristiane, cioè a una ritualità, a un modo di essere, ne sostituiscono un altro, ma soltanto nella forma. In realtà il loro modo di rapportarsi col mondo è sempre quello cristiano. Per cui abbiamo molti tipi di paganesimi, tutti hanno il diritto di chiamarsi paganesimi, cioè tutti hanno la nazionalità pagana, perché il paganesimo è percezione soggettiva, però il paganesimo nella forma in cui noi lo stiamo sviluppando, noi lo stiamo costruendo, è una forma assolutamente nuova rispetto al tessuto sociale ed è tanto nuova che purtroppo molte persone hanno aspettative nei nostri confronti. Cosa significa? Significa che quando mi sentono parlare contro la Chiesa Cattolica dico: ah, beh, questo è anticlericale. Quando mi sentono fare delle affermazioni sociali mi dicono: ah, beh, questo è, non so, comunista o boh, non so. E tra l'altro quando invece mi sento parlare di paganesimo dico: questo qua è sicuramente fascista perché ricorda un po' di Evola o qualcosa del genere. Quando parlo di questioni di coscienza e consapevolezza del fuoco che costruisce mi dicono: questo è un mistico. Quando parlo del crogiolo dello stregone mi dicono: questo qua è uno che fa misticismo orientale. Cioè, ognuno ci tira dalla sua parte, no? Sia a livello politico, sia a livello
a livello soggettivo, a livello emozionale, però noi non siamo da nessuna di tutte queste parti, cioè il nostro discorso è assolutamente nuovo. È assolutamente nuovo, non tanto perché è nuovo nei singoli aspetti, ma è nuovo nella complessività con cui si presenta. Noi non abbiamo mai avuto, fino ad oggi nella storia, un discorso che aveva una rappresentazione, come quella che noi stiamo sviluppando. Questa è assolutamente nuova. Naturalmente ci sono, in filosofia troverete molti principi che sono, quelli che noi usiamo. Nelle religioni orientali troverete molti principi di quelli che noi usiamo, nell'anticlericalismo troverete molte cose che noi affermiamo, però sono cose assolutamente diverse. E dopo ve ne darò una dimostrazione leggendovi alcuni pezzi di Erich Fromm in Avere o Essere. Appunto per questo discorso, quello che a me mi interessa sottolineare è il concetto di impeccabilità. Il concetto di impeccabilità è l'unico che ha spinto perché ne parlassi, era stato Giorgio. Cioè Giorgio mi ha detto: guarda che tu parli troppo poco di impeccabilità. E io ho sempre detto: guarda che l'impeccabilità e l'autodisciplina è una cosa che può essere anche imposta da altri, per cui esiste un pericolo sempre che qualcuno te la imponga come impeccabilità. Per cui esiste di fatto un pericolo reale a parlare di impeccabilità. Però ultimamente mi succede che arrivano delle persone che hanno dei bisogni, hanno delle necessità reali immediate, non so, tipo quello che si ha dalla morosa o del moroso, tipo stata che ha gravi malattie, che non sa dove sbatte la testa, oppure persone che hanno situazioni sociali rognose, nel senso che licenziamenti, crack, non sa dove sbatta la testa, cioè esiste una serie di cose di questo tipo. Beh, ricordate che prima di tutto non sono un mago di quei che senti per televisione e neanche quei che vende le pozioni magiche. Secondo, non sono neanche un prete che in fondo sia la stessa identica roba. Perché questo? Perché per fare l'azione del prete e l'azione del mago che vede per televisione, queste robe qua, no? Al di là dopo dei singoli operatori che si può sempre vedere, no? Esistono le persone che hanno delle abilità particolari, vabbè, dice io l'assoluto non so come chiamarmi, mi chiamo mago. Quello siamo perdere quel tipo di particolari, ma no, parliamo di truffatori e basta. Questo tipo di persone devono partire dal presupposto che l'essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio. Allora, se si crea immagine e somiglianza di Dio, le robe le va male non perché lui si è organizzato in maniera sbagliata nell'affrontare le cose o non ha saputo valutare attentamente le cose, ma perché c'è sicuramente qualcuno che gli ha fatto sgambetto, sicuramente qualcuno che non ha fatto andare bene le robe. E quel qualcuno non è di ordine educazionale o di ordine un elemento sul quale ha costruito la vita. Ma è un qualcuno, tipo, non so, un demonio, un malocchio e puttanate di questo genere. Naturalmente esiste anche delle contraddizioni sociali che pesano rispetto alle persone. Ora, quelle persone che vengono da me, chiedendomi queste cose, mi viene da ridere il muso. Scusate un attimo, a me mi viene da ridere il muso. Perché questo? Perché se è vero che queste persone hanno questi problemi, ma è altrettanto vero che queste persone non hanno fatto niente per organizzare se stesse. Cioè loro erano talmente convinte di essere create ad immagine e somiglianza di un Dio padrone che non hanno fatto nessun sforzo per costruire se stesse. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se uno è nella savana e un leone gli zompa addosso e ha in mano un fucile mitragliatore, lui può sparare al leone in base all'abilità che lui ha costruito nell'uso di quel fucile mitragliatore. Se lui ha costruito un'abilità sua nell'usare quel fucile mitragliatore, ha delle possibilità per farcela. Ma se lui non ha usato nessuna sua abilità e non ha mai preso in mano un fucile mitragliatore, il leone se lo mangia. Cioè, quando il problema ti viene addosso, non esistono pozioni magiche, preghiere, miracoli per cavartelo via. Affronti quel problema come tu ti sei costruito precedentemente. Chiaramente, se tu non ti sei mai costruito, cioè ti sei sempre fregato di costruirti, di affrontare, di usare la conoscenza, consapevolezza, eccetera,
te ne sei sempre fregato, perché non te frega niente? Perché tutti ti dicevano, ma sì, lascia perdere, ti viene mal di testa, ti occupi di queste robe, ma cosa te vuoi sapere come che funziona, cosa è tutto preoccuparti? Bene, se voi avete lasciato perdere tutto questo, quando avete il problema davanti, non sapete come andarlo ad affrontare. Se invece nel corso della vostra vita vi siete costruiti, avete costruito il sapere, la conoscenza, vi siete informati come va il meccanismo, come funziona la Corte di Cassazione, come funziona un pretore, come funziona la legge, come funziona un meccanismo sociale, come funzionano anche i rapporti fra le persone, cosa è giusto, cosa si può fare o cosa non si può fare. Se voi altri non vi si costruì anche mentalmente, fisicamente, no? Non si è a posto, quando vi arriva il problema siete disarmati nell'affrontarlo. Cioè non vi siete costruiti abbastanza per affrontare quel problema. Allora vi mettete in ginocchio a pregare oppure andate dal mago che vi fa la pozione magica. No. Questa roba qua mi viene da ridere. Perché quello che a me mi interessa non è tanto che voi altri vi salvate da un problema che vi arriva adesso, ma quello che a me mi interessa è che le persone comprendano che quando stanno bene che devono preoccuparsi di costruirsi, e quando non hanno problemi che devono preoccuparsi di diventare forti, e quando non hanno casini per la testa e da preoccuparsi per armarsi ed affrontare la vita nelle migliori condizioni possibili. Per cui, se vi andate venire da me quando avete problemi, quando avete casini, sì, posso ascoltarvi, però al di là di questo non faccio assolutamente niente. Quando invece sti bene, allora puoi venire da me con dei problemi di libertà. Allora costruiamo la libertà, costruiamo un percorso di libertà, facciamo qualcosa insieme che sia utile per tutti. Allora questo è il paganesimo. Ma quando siete disperati, è inutile che venite da me. Cioè, chi ha costruito la vostra disperazione spesso è stato il vostro disarmarvi davanti alla vita, è stata l'incapacità di affrontare la vita e di affrontare i problemi. È vero che a volte i problemi sono talmente grossi che è anche inutile, cioè per quando uno si è costruito il problema comunque lo travolge, però un conto se essere travolti come disperati è un conto se essere travolti mentre si sta combattendo una battaglia, mentre si sta effettivamente facendo qualcosa di buono. Per cui da me venite solo quando state bene, non quando avete problemi o casini. Quando avete problemi o casini dovete prima risolvere il problema e il casino e dopo ci vediamo. Perché? Perché quello che noi affrontiamo sono problemi di libertà, sono problemi di costruzione sociale. E la stregoneria non serve niente, non può fermare la pallottola che vi viene addosso. La stregoneria può mettervi nelle migliori condizioni affinché nessuno vi spari una pallottola addosso. Tutto questo vale per tutti, eccetto che per me naturalmente. Per cui la stregoneria non può fermare le pallottole. Ricordatelo sempre questo, però vi può mettere nelle condizioni affinché nessuno vi spari addosso. Questo è importantissimo. Per cui non venite da me se avete casini, se avete problemi, eccetera. Perché mi posso anche ascoltare e nei limiti possibili darmi una mamma. Estremamente materiale, se cioè non vi farò mai pozioni, non vi vendo pozioni, non vi vendo unguenti, non vi vendo niente di tutto questo, non vi cavo il malocchio, sia chiaro questo, cioè io vi posso portare a guardare l'infinito che vi sta davanti, solo se voi avete la capacità di guardare quell'infinito, e allora possiamo costruire delle strategie insieme proprio per costruire l'infinito, ma altrimenti. Quando avete problemi, i problemi vanno affrontati e risolti. Quando sono problemi fisici, vanno affrontati coi mezzi per risolvere i problemi fisici. Quando sono dei problemi sociali, vanno affrontati coi mezzi per risolvere i problemi sociali. Quando sono dei problemi giudiziari, vanno affrontati coi mezzi con cui si affrontano i problemi giudiziari. Quando sono dei problemi economici, si affrontano coi mezzi per affrontare problemi economici. Ricordatevi sempre questo, la stregoneria vi serve per articolare bene gli elementi, per impossessarvi degli elementi, per andare a cercare quello che vi serve, ma non per risolvere il problema in se stesso. E l'impeccabilità che cos'è dunque? L'impeccabilità è il nostro modo di guardare il mondo, noi dobbiamo essere impeccabili nel guardare il mondo, cioè se noi diciamo che tutti gli uomini sono uguali, bene, dobbiamo dire che tutti gli uomini sono uguali, non quando ci fa comodo sono uguali e quando non ci fa comodo sono uguali. Se noi diciamo che il diritto di parola e il diritto di espressione
deve essere garantito a tutti, dobbiamo farlo sia quando ci fa comodo che quando non ci fa comodo. Se noi diciamo che tutti devono essere uguali davanti alla legge, noi dobbiamo essere in questa posizione sia quando ci fa comodo che quando non ci fa comodo. Cioè non si può essere furbi nell'impeccabilità, altrimenti non si è impeccabili, si è dei figli di puttana, non degli impeccabili. Per cui se si dicono delle cose, quelle devono essere le cose che si fanno e che si dicono, e si deve essere uguali a noi stessi. Cioè se a me viene uno che ha dei problemi e che dopo so che sei un razzista, beh, mi è grato parecchie volte la testa, tranquilli. Se mi vendite delle robe e dopo me ne si spaccia delle altre, mi rigrato ancora la testa. Cioè, non è che mi piace molto vedere le persone spaparazzate, le persone che va ognuno per i fatti sui, che si sente più furba di un'altra. Le persone che si sentono furbe sono quelle che si sentono create l'immagine e somiglianza del Dio padrone e magari più Dio degli altri. Per cui ricordatevi bene, l'impeccabilità è il modo pulito, puro, con cui noi guardiamo il mondo e affrontiamo il mondo. È solo se noi abbiamo un modo puro e pulito di guardare il mondo e di affrontare il mondo, possiamo camminare nel fuoco e nutrirci dal fuoco, altrimenti saremo solo bruciati, oppresi dal timor panico. E con questo credo di aver esaurito il discorso sull'impeccabilità, scusate. E adesso passiamo un altro problema importante. Vabbè, della conferenza di Vicenza ve ne ho parlato, il padiglione D e il box è il 1133. Il box 1133, il numero 1000 non vi fate impressionare, non ci sono 1000 box, sono una ventina di box in realtà nel padiglione D e sono abbastanza visibili. E il 1133 è quello che mi è stato assegnato per esporre le mie opere. Dunque l'appuntamento è in fiera da sabato 6 a domenica 14. Vi ricordo che gli orari di fiera sono dalle 2:30 alle 8 di sera, tutti i giorni feriali, mentre dalle 8:30 mi sembra la mattina, vediamo un attimo. Sì, dalle 8:30 alle 20, c'è cioè orario continuato dalle 8:30 alle 20, i sabati e le domeniche, cioè sono due sabati e due domeniche. E là potete venire anche per parlare, per discutere, tanto io ci sono sempre, anche perché volevo, non so, pensare con Francesco di magari far lui giovedì in fiera, però in realtà io ho le chiavi del box, vado su e giù col materiale ed è un po' un problema. Detto questo, facciamo quel discorsetto che vi avevo detto di Fromm, no? È un vecchio discorso che avevo sempre voluto fare ed è un discorso che si riallaccia un po' all'impeccabilità. Erich Fromm ha scritto un libro ed è Avere o Essere, un libro che ebbe parecchio successo tantissimi anni fa. Io quando l'ho letto allora, l'ho letto circa 16 anni fa, ne ho lette 150 pagine, dopodiché mi ha preso lo stomaco, cioè in realtà quello che lui spacciava per essere non erano altro che determinazioni da pulsione di morte e a me mi è preso i brividi e non l'ho più ripreso. Allora, leggiamoci alcune pagine, vi leggo una pagina circa, una pagina e mezza e poi lo commentiamo insieme, no? Ed è il capitolo che parla dell'uomo nuovo, cioè cosa intende Erich Fromm per uomo nuovo. Io ho una vecchia edizione di Arnoldo Mondadori, editore, che è dell'80, deve essere circa, è a pagina 220 circa. L'uomo nuovo, attenzione, la funzione della società è di incoraggiare il sorgere di un uomo nuovo, la cui struttura caratteriale abbia le seguenti qualità: disponibilità a rinunciare a tutte le forme di avere per essere senza residui, sicurezza, sentimento di identità e fiducia fondate sulla fede in ciò che si è, nel proprio bisogno di rapporti, interessi, amore e solidarietà con il mondo circostante, anziché sul proprio desiderio di avere, di possedere, di controllare il mondo, diventando così schiavo dei propri possessi.
accettazione del fatto che nessuno e nulla al di fuori di noi può dare significato alla nostra vita, ma che questa indipendenza e distacco radicali dalle cose possono divenire la condizione della piena attività volta alla compartecipazione e all'interesse per gli altri. Essere davvero presenti nel luogo in cui ci si trova. La gioia che proviene dal dare e condividere, non già dall'accumulare e sfruttare. Amore e rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni, con la consapevolezza che non le cose, il potere e tutto ciò che è morto, bensì la vita e tutto quanto pertiene alla sua crescita, hanno carattere sacro. Tentare di ridurre nel limite possibile brama di possesso, odio e illusioni. Vivere senza adorare idoli e senza illusioni perché si è raggiunta una condizione tale da non richiedere illusioni. Sviluppo della propria capacità di amare, oltre che della propria capacità di pensare in maniera critica senza abbandonarsi a sentimentalismi. Capacità di rinunciare al proprio narcisismo e di accettare le strategie, le tragiche limitazioni implicite nell'esistenza umana, fare della piena crescita di se stessi e dei propri simili lo scopo supremo dell'esistenza, rendersi conto che per raggiungere tale meta sono indispensabili la disciplina e il riconoscimento della realtà di fatto, rendersi inoltre conto che una crescita non è sana se non avviene nell'ambito di una determinata struttura, ma in pari tempo riconoscere le differenze fra la struttura intesa quale un attributo della vita e l'ordine inteso quale un attributo della non vita di ciò che è morto. Sviluppare la propria fantasia non quale una fuga da circostanze intollerabili, bensì quale un'anticipazione di possibilità concrete, quale un mezzo per superare circostanze intollerabili. Non ingannare gli altri, ma non lasciarsene neppure ingannare. Si può accettare di essere definiti innocenti, non ingenui. Conoscere se stessi intendendo con questo non soltanto il sé di cui si ha nozione, ma anche il sé che si ignora, benché si abbia una vaga intuizione di ciò che non si conosce. Va bene, fermiamoci pure qua, i punti sono già abbastanza sufficienti. Cioè, vediamo che non esiste la costruzione dell'individuo, ma l'individuo è ciò che è in quanto è immagine del Dio creatore. E in quanto immagine del Dio creatore deve fare degli sforzi per aderire a una situazione di essere anziché quella di avere. Ciò che sfugge a Fromm è che l'individuo si è costruito nel corso della propria esistenza e si è costruito una relazione dialettica fra lui che cresce e il mondo circostante che gli impone di crescere in quella direzione. Per cui quando dice bisogna essere disponibili a rinunciare a tutte le forme di avere per essere senza residui. Che significa ciò? Cioè, se io rinuncio a tutte le forme di avere per essere senza residui, significa che il mio potere di essere, il mio essere, non è prioritario rispetto a me stesso. Ma è come se avere fosse una condizione normale e mentre ciò che io sono, cioè il mio divenuto, le mie trasformazioni, il mio potere, sia una condizione corollaria. E questo non è assolutamente accettabile. Cioè, o la mia crescita, il mio essere è prioritario nella mia vita, e allora devo rimuovere tutti gli ostacoli che costruiscono l'avere, costruiscono l'idea del possesso, l'idea del possedere, il quale è un'introduzione educazionale, non è una cosa naturale, e salvaguardo invece la mia crescita. Cioè, il mio essere, lo sviluppo di me stesso è la condizione naturale. Da quando si comincia a sviluppare il feto in pancia di mia madre, in pancia della madre, la crescita dell'individuo, l'individuo che cresce, è l'elemento naturale dell'esistenza. E la crescita è sempre un elemento naturale dell'esistenza. Il possesso è di ordine educazionale, per cui è di ordine esterno. Perché allora è necessario che l'individuo si imponga di essere anziché di avere. Cioè, non ha nessun senso, in quanto l'avere, il possesso, il vivere attraverso il possesso è di ordine educazionale. Per cui è necessario togliere quelle che sono le costrizioni, del potere di avere per liberare lo sviluppo del potere di essere. Cioè, la condizione normale dell'individuo è il suo potere di essere, non è la vita attraverso il possesso delle cose. E qui Fromm non ci arriva proprio. Per
Per cui lui prende come naturale l'avere, vivere per avere, vivere attraverso il potere di avere, vivere attraverso il possesso di individui, per lui una condizione naturale che però è cattiva, è brutta. E allora è necessario che l'individuo faccia degli sforzi per vivere attraverso il suo essere, attraverso se stesso. Però allora vuol dire non andare a identificare quelli che sono i meccanismi che gli impongono il potere di avere. E ancora, sicurezza, sentimento di identità e fiducia fondate sulla fede in ciò che si è, nel proprio bisogno di rapporti, interessi, amori, solidarietà col mondo circostante. Però tutti questi modi di essere, io posso pensare alla sicurezza, sentimento di identità, fiducia fondata sulla fede in ciò che si è, nel proprio bisogno di rapporti, interessi, amore, solidarietà col mondo, solo perché ho rinunciato a me stesso, cioè ho rinunciato alla relazione dialettica fra me stesso e il mondo. E allora, siccome ho rinunciato al rapporto normale, naturale fra me e il mondo, e ho assunto il potere di avere come modo di rapportarmi, sono costretto a inserire nel potere di avere dei sentimenti, un modo di essere, un modo di rapportarmi, che però è estraneo al potere di avere, è estraneo al possesso. Per cui anche qui quello che lui enuncia in realtà non è l'essere dell'individuo, cioè non è il potere di essere dell'individuo, l'individuo che cresce sviluppando se stesso, ma è un individuo che soggiace al potere di avere, che però fa degli sforzi immani per inserire degli elementi altruistici. Cioè non è neanche in grado, Rick Fromm, di vedere un individuo che vive attraverso il potere di avere, attraverso il possesso, che viva questo fino in fondo. Se sei una merda, vivi il tuo modo di essere merda fino in fondo. Bene, questo non è in grado, deve mascherarlo con il sentimento, la fiducia in se stessi, solidarietà col mondo, però sono delle cazzate. Cioè sono delle cazzate perché il potere di avere mantiene la sua coercizione sulla persona. Andiamo più avanti, essere davvero presenti nel luogo in cui ci si trova. Che significa questo? O io sono parte interagente col mondo in cui vivo, o non sono parte interagente col mondo in cui si vivo, cioè sono un elemento estraneo. Se sono parte interagente col mondo in cui vivo, sono effettivamente presente. Se sono invece un elemento estraneo, nel senso che sono creato d'immagine e somiglianza di un Dio padrone o di un essere assoluto, è chiaramente che io sono estraneo al luogo, ma non esiste una mediazione fra le due cose, non esiste nel modo più assoluto. O l'individuo costruisce se stesso in relazione dialettica col mondo, o l'individuo possiede il mondo, o l'individuo è creato d'immagine e somiglianza di un Dio pazzo. E così possiamo andare avanti elemento elemento, la capacità di rinunciare al proprio narcisismo, ma il proprio narcisismo non è elemento naturale della persona, è condizionamento educazionale, per cui è inutile che abbia la capacità di rinunciare a un elemento del condizionamento educazionale, io devo distruggere il condizionamento educazionale, per cui io non devo avere il sentimento per dire mi non sono più narcisista, mi non sono più al centro del mondo. Il fatto stesso che io mi ritenga creato di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, sono già al centro del mondo, e così via. Per cui in tutto quello che è l'avere o l'essere di Erich Fromm, in realtà quello che lui parla per essere non è altro che l'elemento più bieco della pulsione di morte. Cioè è sempre il solito, è il pietismo cattolico che richiede a chi pratica il pietismo un certo modo di essere, cioè accettazione, sottomissione, rinuncia a se stessi, rinuncia alle proprie pulsioni, alle proprie tensioni. Cioè è il pietismo cattolico e questo non è assolutamente accettabile. Per questo dico, questo non è impeccabilità. L'impeccabilità cosa dice invece? L'impeccabilità dice che se un individuo vive un condizionamento educazionale, vive tutta una serie di frustrazioni, l'unico modo è riconoscere queste frustrazioni e superarle praticandole. Chiaramente una volta che si nega la violenza come elemento di rapportarsi col mondo, è necessario che l'individuo riesca a superare le frustrazioni del condizionamento educazionale proprio scontrandosi con la vita. Cioè, in stregoneria non c'è una trasformazione intima dell'individuo se l'individuo si estranea dal mondo. La trasformazione intima dell'individuo c'è soltanto nella relazione fra l'individuo e il mondo, attraverso le contraddizioni della vita, attraverso gli scontri della vita. Per cui tutto quello che ci sta dicendo Erich Fromm nel suo avere o essere, in realtà altro non è
che pulsione di morte. Scusate un attimo solo. E questo cosa comporta? Questo comporta che un individuo che ama, non so, pulsioni sessuali, che le ha represse, perché qualcuno gli ha detto: ti non te che da essere narcisista, ti non te che da fare alcune cose, tu devi reprimere le tue pulsioni, le tue sensazioni, eccetera. Quando queste pulsioni in realtà gli creano dei grandi casini, va o in chiesa a pregare o dal mago a prendersi la pozione. Per cui noi non possiamo accettare nel modo più assoluto e categorico la repressione delle persone. Noi dobbiamo sviluppare le persone e sviluppare le proprie tensioni, sviluppare il proprio modo di affrontare il mondo. Per cui avere o essere di Erich Fromm per me non è neanche un testo marxiano, è un testo cattolico, tanto per essere chiari. E andiamo avanti ancora sull'ultima parte di oggi, no? Per cui se qualcuno mi dice: ah, ma tu, siccome tu parli del potere di essere, allora tu hai copiato da Fromm. No, non ho copiato assolutamente da Fromm e non esiste nessun legame fra il paganesimo e la stregoneria e i lavori di Fromm. Esistono dei legami del paganesimo e la stregoneria con la psicologia, con la psicanalisi. Perché? Perché alcune cose che si sono verificate nella vita hanno avuto dei riscontri proprio all'interno della psicanalisi, hanno avuto proprio delle prove attraverso la psicanalisi, attraverso la psichiatria, attraverso lavori di neurologia, attraverso tutta una serie di lavori che hanno confermato, hanno semplicemente confermato che cos'è che la stregoneria è un passaggio positivo nella vita umana, è l'elemento attraverso il quale l'essere umano affronta la vita. Per cui io mi rifaccio a lavori di psicanalisi, mi rifaccio a lavori, per esempio, per quanto riguarda lo sviluppo dell'intelligenza nel bambino, mi rifaccio molto ai lavori di Piaget, mi rifaccio un sacco di lavori anche di psicanalisi, perché questo mi dà la dimensione delle possibilità di sviluppo dell'individuo. Cioè, se io dimostro che l'individuo oggi è 10 e domani è 25, e chiaramente io posso intuire che potrebbe essere 30, 35, 40. Se dimostro che delle cose, che dei passaggi possono essere fatti, non escludo degli altri passaggi. Vi faccio un esempio anche abbastanza banale, no? C'è stata una notizia sulla Repubblica. Scusate. È stata una notizia sulla Repubblica in cui si parlava dei miracoli di Lourdes, sapete, no? I miracoli di Lourdes sono, vabbè, la Repubblica del 13 febbraio dice che a Lourdes ci sono stati qualcosa come 5.000 guarigioni inspiegabili, roba di questo genere, no? No, vediamo un attimino. Cioè, si parla di no, 66 miracolati. 60, scusa, no, 5.000, 66 miracolati. E, con un giro d'affari a Lourdes di 10 miliardi l'anno, solo per i souvenir, cioè i souvenir hanno reso 10 miliardi all'anno. Fate conto che a Lourdes arrivano 100.000 malati ogni anno. 300 milioni di persone sono andate in pellegrinaggio, ci sono 370 alberghi per 16.000 stanze, 120 pensioni e 40 campeggi. Pensate voi che giro di affari. Bene, si sono affermati che sono stati 5.000 guarigioni inspiegabili e 66 miracoli accertati, cioè cose che potrebbero essere miracolose. Dopodiché, prendo una notizia su televideo. E mi dice che, non vorrei sbagliare il nome, però vabbè, anche se sbaglio animale, sto parlando a memoria in questo momento, che la medusa o un altro animale del genere è in grado di ringiovanire attraverso una riorganizzazione cellulare, cioè ha la capacità di riorganizzare la propria struttura cellulare e ringiovanire. Allora, siccome l'essere umano
ha dentro tutta una serie di meccanismi che non usa più, cioè che la ragione praticamente non lo porta più ad usarle, ha dei meccanismi biologici e dei meccanismi che in stregoneria alcuni li conosciamo, cioè l'alterazione della percezione, l'uso del corpo di sogno, l'uso del corpo luminoso. Questi li conosciamo benissimo. Ebbene, in stregoneria questi meccanismi li conosciamo, per cui quando noi veniamo a sapere che uno studioso dice, sai, la medusa addirittura riorganizza le proprie strutture cellulari e da vecchia diventa giovane, bene, voi pensate se dei meccanismi del genere che noi comunque abbiamo dentro, magari non gli stessi, ma anche molto simili, si scatenano all'interno di persone che hanno dei bisogni particolari, cioè esistono delle persone che non sono bloccate all'interno della ragione al punto tale, ma che fanno scatenare operazioni del genere, cioè quella che normalmente si chiama autoguarigione. Per cui, cos'è che abbiamo noi? Noi abbiamo tutta una serie di meccanismi all'interno che possono scattare. Chiaramente questi meccanismi per scattare appartengono all'individuo, cioè l'individuo deve sganciarsi da quella che è la descrizione del mondo, deve vivere per se stesso, deve prendersi in mano la responsabilità della propria vita. E allora quelle guarigioni sono chiaramente una truffa. Vabbè, e adesso, visto che sto andando a memoria, ho perso anche il filo del discorso dal quale ero partito. Vabbè, me ne sentirò la registrazione che cosa avevo lasciato. Per cui quello che voglio dirvi io alla fin fine è questo. L'impeccabilità è il nostro modo di guardare il mondo, è il nostro modo di affrontare la vita ed è il nostro modo di costruirci. E per essere impeccabili dovremmo essere uguali anche in condizioni diverse. Chiaramente le condizioni diverse ci danno anche dei modi di rapportarci diverso, ma ciò che noi abbiamo dentro, lo spirito, la forza che ci spinge in quelle situazioni deve essere sempre la stessa, cioè deve essere sempre il principio di libertà che guida le nostre azioni. Guai se non c'è il principio di libertà. Se manca il principio di libertà, noi siamo morti. E il principio di libertà è anche quello che guida il libro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Perché è importante? È importante perché praticamente quei divini che la religione romana aveva al suo interno, quei divini che la religione romana indica come divinità della vita, divinità della quotidianità, divinità del fare, divinità con le quali vivere tutti i giorni, altro non era che lo sviluppo del divino, l'impeccabilità della persona nell'affrontare la vita. Per cui, mi raccomando, sviluppate il divino che avete dentro e guardate la vita con occhi di dei. Cioè, mettetevi in testa questo, voi non siete creati ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, voi siete degli dei che affrontano la vita e che costruiscono la vita, mi raccomando, tutto il resto lasciatelo perdere. E se siete degli dei che costruiscono la vita, voi vi accorgete che ciò che vi circonda, ciò che vi sta attorno, è fatti di dei esattamente come voi. E adesso passiamo alla conferenza che sto tenendo, cioè le lezioni che sto tenendo sulla prima conferenza che abbiamo tenuto a Marghera nel 1996. Abbiamo parlato di tutto quello che c'era da parlare finora. Parliamo di alcune cose che dividono il Gesù di Nazareth dalla stregoneria. Perché questo? In quel momento, quando avevamo elaborato questa conferenza, era importantissimo perché esiste da qualche parte, credo in Luca, un'affermazione secondo la quale Gesù è un mago, uno stregone, era un guaritore. Cioè, e ogni tanto arriva fuori queste affermazioni di qua e di là. In realtà questo personaggio non è mai esistito. E non è mai esistito, si può farlo in tanti modi, cioè si può fare una ricerca culturale, si può fare una ricerca storica, si può fare una ricerca linguistica, si può fare un'analisi dei testi, si può vedere da dove sono stati presi i vari pezzi che sono stati miscelati per creare questa figura. Però c'è un altro modo anche per vederlo, è della stregoneria. Allora, cosa dividono alcuni? Quali sono le cose che dividono la descrizione del pazzo di Nazareth dalla stregoneria? Prima di tutto diciamo che questo personaggio non può aver liberato nessun uomo
da una possessione di un essere di energia che lui chiama demonio, perché non è possibile che un essere di energia prenda possesso di un corpo, di un essere della natura, qualunque sia la sua specie. Non è possibile. La possessione di un'altra coscienza, di un corpo fisico, non è possibile. Scartatela subito e immediatamente. Esistono nell'essere umano tutta una serie di variabili, tutta una serie di personalità, tutta una serie di modi di essere. Esiste una conoscenza che è spaventosa, cioè noi dentro di noi abbiamo tutto ciò che è successo da quando nostro nonno uscì dal brodo primordiale e forse anche qualcosina prima, quando già ancora stava nel brodo primordiale. Noi abbiamo tutti questi passaggi e questi passaggi rappresentano una conoscenza di una vastità enorme. Inoltre noi abbiamo delle altre capacità. Noi abbiamo un corpo di sogno che, anche se uno non se lo ricorda, questo corpo di sogno insegna alle persone a muoversi, a costruirsi, a rapportarsi in maniera diversa. Noi abbiamo una percezione delle linee di tensione che ci circondano e alcune di queste linee di tensione possono anche essere tradotte nella vita di tutti i giorni. Per cui noi abbiamo un universo che ci sta attorno e abbiamo un universo dentro di noi. Ricordatevi questo, per cui non è possibile che nessuno essere umano o essere della natura in generale possa essere posseduto da un essere di energia. Non è possibile. Cioè, è una cosa da. Addirittura c'è qualcuno che va in giro dicendo che se esce il corpo luminoso, se una persona va in Obe, no? Cioè, va fuori dal proprio corpo, con la propria coscienza, un essere di energia lo si può impossessare, una larva si può impossessarsi. Non è vero nel modo più assoluto e categorico, non è assolutamente possibile, perché la quantità di energia vitale residua all'interno del corpo, quando va fuori dalla coscienza, non è che il corpo muore, è comunque superiore a quella di qualsiasi essere di energia. Per cui non è possibile, per cui è una menzogna pura e semplice. E passiamo a un altro punto. La conquista del Tempio di Gerusalemme per imporre il proprio modo di pensare e il proprio modo con cui frequentarlo. In stregoneria voi non troverete nessuno che possa imporre qualcosa a qualcuno. Ci si può truffare, si può ingannare, si può raggirare, si può plagiare. Cioè, condizioni favorevoli ti portano a fare tantissime cose alle persone, ma non è possibile che quella persona faccia quello che tu vuoi se quella persona non è già pronta per fare quello che tu vuoi. Per cui la stregoneria non può assolutamente essere usata per mettere in ginocchio qualcuno, perché la stregoneria è comunque un percorso di libertà. Se qualcuno si può anche fermare in quel percorso di libertà e dice: boh, mi ho 3-4 strumenti buoni e adesso metto in ginocchio gli altri. Però nel momento in cui si ferma, sì, nel momento in cui si ferma nel suo percorso di libertà, ha rinunciato a praticare stregoneria. Cioè, non fa altro che quello che fa il prete sull'altare, che mette in ginocchio gli astanti. Ed è la stessa cosa, cioè non è più un percorso di stregoneria. Bisogna che ci mettiamo chiari sulle cose. Non è il nome che qualifica la cosa, ma è la cosa, le sue azioni, la sua essenza, il suo modo di rapportarsi, il suo modo di essere, che determina la classificazione della cosa stessa. Se le persone si fermano ai nomi, alle parole, hanno perso quella che è la relazione col mondo. Per cui quando qualcuno vi dice: un stregone mi ha dato una pozione per guarire dal mal di testa, benissimo, cioè se quello conosceva una pozione per guarirti dal mal di testa, quello ti ha dato qualcosa a guarirti dal mal di testa, però ti ha dato una cosa per guarirti dal mal di testa. Cioè, come avrebbe fatto qualsiasi alchimista, non è questo il suo essere stregone, probabilmente ha trovato questo. Ma se il suo guarirti dal mal di testa, lui lo ha fatto semplicemente per legarti, per soggiogarti, per controllare, perché il mal di testa dopo torna fuori un'altra volta, tu sei costretta a ritornare da lui perché ti viene un'altra cosa ancora. In questo modo sono state drogate un sacco di persone, cioè un sacco di persone sono diventate dipendenti da droghe, questi soviti qua. Lui non è uno stregone, è semplicemente uno che sta giocando per impossessarsi delle persone, esattamente come fa il prete. Per cui non è altro che un cattolico. Cioè, è
il comportamento, è il modo di rapportarsi col mondo, è il modo di affrontare la vita che determina ciò che una persona è, non il nome che lui si dà. Il nome che lui si dà è assolutamente irrilevante se non è supportato da un insieme, se non è supportato da ciò che significa la cosa. Per cui Gesù vuole possedere il controllo del tempio per controllare le persone. Gli stregoni vogliono aiutare lo sviluppo degli esseri umani. Gesù possiede, gli stregoni sviluppano il loro essere. E qui non c'è nessuna mediazione. Gesù distrugge l'essere fico perché non gli dà quello che lui vuole in quanto lo vuole. Questo comportamento viene esteso dalla Chiesa cristiana a tutte le relazioni con gli esseri umani. Quando fanno notare a Gesù cosa ha fatto al fico, egli millanta il potere del suo fare attraverso il quale può, se volesse, ordinare alle montagne di gettarsi a mare. Questo è il suo potere. Cioè, la sua forza non è quella di costruire un percorso di libertà per gli esseri umani. La sua forza è quella di buttare a mare le montagne, di spaccare tutto, di sbregare le persone, di distruggere quello che non fa quello che lui vuole, no? Dunque portate qua i miei nemici, quelli che non hanno voluto che io governassi sopra di loro, e sgozzateli in mia presenza, scannateli, ammazzateli, come volete. Chi non ha rispetto per il mondo circostante è portatore di morte e distruzione. Perché questo? Perché se uno riconosce il Dio che cresce dentro se stesso, riconosce anche il Dio che è in ogni coscienza di ciò che ci sta attorno. Se io riconosco che ogni coscienza del mondo che mi sta attorno è un Dio, io con questa creo delle relazioni. Se io creo delle relazioni non la posso distruggere perché non fa quello che voglio io. Ma se io mi ritengo creato all'immagine e somiglianza di un Dio pazzo, posso distruggere qualunque cosa perché tanto l'ha creata Dio. Non posso distruggere la creazione di Dio. Per cui sono irresponsabile nel mio comportamento. Quello che faccio va fuori dalla mia responsabilità. La resurrezione è una fantasia del fallimento. Si parla di resurrezione, cioè il ritorno nello stadio in cui si è divenuti, cioè quel corpo fisico, resurrezione della carne, ricordate, quando si è fallito nel percorso, nel percorrere i sentieri del divenire e delle trasformazioni. Per gli stregoni, la morte del corpo fisico è il momento della nascita del corpo luminoso. Per chi è vissuto in ginocchio e sottomesso ad un Dio, la morte è la fine di tutto. Al massimo, lo libera dagli affanni dell'esistenza. Chi fa della sottomissione il senso della propria vita rinuncia alla sequenza dei mutamenti e al suo divenire eterno. Invocare la resurrezione significa supplicare il supplicato di concedergli quanto per lui ha rinunciato. Bel gioco di parole, no? Ricordo che il concetto di resurrezione, secondo Celso, i cristiani lo avevano preso, non capendo un cazzo, dice lui, non capendo niente o interpretando male quello che era la reincarnazione, cioè quello che era il concetto di metempsicosi, di pitagorica memoria. E diceva che siccome non avevo capito niente, siccome l'unica cosa che concepivano era il suo essere come persone fisiche, hanno costruito questa immagine apposta. Ma di risorgere, cioè di rinascere, di nascere un'altra volta, abbiamo degli esempi noi. Per esempio abbiamo Dioniso. Dioniso era risorto. Adone risorge ad ogni primavera. Cioè, rappresenta la temporalità. Cioè, per esempio in Grecia, per le Adonaidi, venivano piantati in vasi dei semi che crescevano velocemente e dopo appassivano velocemente. Cioè, la vita in realtà è questo, è semplicemente un momento nel quale noi ci trasformiamo, dopodiché continuiamo a rinascere in dimensioni diverse. Però il simbolismo sta a indicare che è temporaneo il fatto che noi siamo all'interno del corpo fisico.
E la stregoneria ci dice che dobbiamo sfruttarlo bene quel tempo, perché se non sappiamo sfruttare, quasi inutile peccare, non peccare, e il Dio ti dà l'inferno per il giorno. No, la posta in gioco è l'eternità della coscienza e della consapevolezza, per cui dobbiamo sfruttarlo bene, il periodo che va dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. Dobbiamo sfruttarlo al meglio per costruire al meglio noi stessi, no? E vi dirò di più ancora, sulla resurrezione c'è un sacco di bugie che circolavano. Per esempio, c'è un tale, un apologista cristiano del secondo secolo d.C., un tale che si chiamava Quadrato. Quadrato scriveva delle lettere all'imperatore Adriano in cui affermava che persone resuscitate da Gesù erano ancora vive. Cioè, arrivavano a sparare di quelle cazzate che erano veramente da fuori di testa, pur di far passare questa bugia fra le persone. Chiaramente era una menzogna, non solo perché questo personaggio come Gesù non è mai esistito, ma perché non è mai risorto nessuno. Questo è il problema. E vi ricordo ancora che il dogma dell'assunzione, anima e corpo di Maria in paradiso, fu imposto militarmente il 15 agosto del 1950 da Pio XII, cioè il dogma dell'assunzione anima e corpo di Maria in Paradiso, cioè un dogma del 1950 ed è stato imposto da Pio XII, che dopo aver aiutato il nazismo, compreso la fuga e la protezione dei gerarchi nazisti, no, del dopoguerra, intendeva attraverso questo continuare a combattere quello che lui chiamava il comunismo e l'ateismo. Cioè praticamente col discorso della Madonna, se vi ricordate negli anni 50, che c'era tutte le processioni della Madonna pellegrina in giro per l'Italia, effettivamente fu un'operazione di guerra, fu un'operazione di guerra emozionale potentissima che venne fatta. Ci vollero 20 anni perché morisse quell'operazione, cioè per far fuori quell'operazione. E venne fatta proprio da Pio XII, che voleva salvaguardare cioè difendere il suo essere nazista, cioè la sua operatività da nazista. Andiamo avanti ancora. Il discorso sulle beatitudini, per esempio, è aberrante. Cioè, ricordi?